I minori sono già arrivati. I minori? Sì, sì, ci stanno, ci stanno. Ci stanno, ci stanno. I minori. I minori. Più che l'attore, il quale stimo e so la sua genialità, io ho apprezzato molto la persona. Era un essere umano speciale. Massimo Troisi compie 70 anni. Buon compleanno Massimo, è un poetico omaggio alla carriera artistica del grande attore e regista scomparso nel 1994, nato a San Giorgio a Cremano ma per tutti napoletano. Il film è stato proiettato in anteprima nell'auditorium della Porta del Parco di Bagnoli. Siamo partiti da punti opposti ma convergenti, dalla periferia. Io periferia ovest di Napoli, Massimo da San Giorgio a Cremano, quindi nuova compagnia di canto popolare Smorfia. Quella generazione si assunse la responsabilità di cambiare qualcosa, soprattutto le immagini di Napoli in Italia e nel mondo, da un lato con la musica, dall'altra con la poesia e col cinema. Realizzato dal regista Marco Spagnoli, il film incrocia le testimonianze di attori, registi, collaboratori e amici di Massimo Troisi, da Renzo Arbore a Ferza Nospetek, da Iris Peinado a Vittorio Cecchi Gori. Sarà trasmesso in prima serata, venerdì 17 febbraio, su Rai 3. La nostra idea è stata proprio quella di evitare di seguire quanto già raccontato, cioè di raccontare la vita di Troisi grazie a un grande narratore come Maurizio De Giovanni, ma anche di raccontare quello che è successo in questi 30 anni dopo la morte di Troisi. Per esempio è successo che Ferzan Ospedec, un giovanissimo assistente volontario sul set, è diventato uno dei più grandi registi italiani. È successo che Enrico Casarosa, uno dei tanti spettatori e amanti di Massimo Troisi, gli ha dedicato un cortometraggio con la Pixar che è quasi arrivato all'Oscar. Massimo Troisi è stato un po' il riferimento della nostra gioventù, della mia gioventù. La sua ironia, la sua capacità di essere fuori dagli schemi, di portare Napoli su quelli che erano i grandi palcoscenici nazionali, ha rappresentato un po' un leitmotiv di una generazione. Quindi io ricordo ancora con grande vivezza sia la performance della Smorfia in televisione, sia il Ricomincio da tre e le sale cinematografiche affollatissime, la lunga fila che ho fatto per andare al cinema di un comico che all'epoca era quasi sconosciuto.